Le fonti HR TV Week, il nostro main event, come già ampiamente annunciato, ma ormai come già conosciuto per chi segue le fonti TV, le nostre settimane monotematiche dedicate a argomenti specifici, naturalmente legati alla più stretta attualità, che poi hanno il main event il giovedì pomeriggio per fare un po' il punto rispetto anche a tutte le sollecitazioni che nel corso della settimana, nel corso delle tavole rotonde sono arrivate e che continueranno ad arrivare. Sul nostro sito lefonti.tv, che vedete già inquadrato, c'è la sezione dedicata proprio a tutte le nostre settimane monotematiche. Questa è la terza edizione della nostra Le Fonti HR TV Week ed è chiaramente comprensibile come il tema HR nel periodo storico che stiamo vivendo sia assolutamente centrale. Si parla di un nuovo modo di lavorare, come recita anche la nostra grafica, The New Way of Working, con le competenze in primo piano, ma soprattutto con una riflessione sempre più netta, sempre più evidente, di come rimodulare il nostro lavoro, cosa che abbiamo già cominciato a fare. Abbiamo messo in evidenza anche proprio sulla pagina del sito come l'emergenza Covid e il periodo di lockdown, perché è questo che poi ha portato a dover riorganizzare il lavoro da parte delle aziende. Hanno portato a conseguenze a breve, medio e lungo termine, quindi quelle che abbiamo già considerato visto hanno fatto sì che tutti noi, in qualche modo, volenti o nolenti, potessimo ripartire in sicurezza, ripensando a una nuova organizzazione interna proprio aziendale che fosse in grado però di rispondere anche a delle esigenze di mercato che sono mutate. Quindi doppio cambiamento, per questo la velocità è stata evidente, e quindi anche attraverso una rimodulazione delle mansioni proprio di ruoli specifici all'interno delle aziende il lavoro è cambiato. Quindi vogliamo capire come è cambiato, ma soprattutto come possiamo far fruttare anche delle situazioni che ci sono cascate addosso. Ecco, questa è un po' la premessa generale da cui mi sento di partire per questa grossa tavola rotonda. Io invito anche i nostri telespettatori a intervenire. A me piace, se avete voglia o volete portare delle esperienze personali, perché attraverso degli esempi concreti si riesce sempre ad arrivare più diretti alle questioni, o se volete invece semplicemente porre domande ai miei ospiti, che vado subito a salutare. Saluto Fabio Comba, direttore delle risorse umane di KPMG Italy. Ben trovato, grazie per essere qui con noi oggi. Adesso lo Grazie a sento. voi, Eccolo qui, lo grazie a voi. sentiamo. Grazie Fabio, ben trovato. Enrico Martinez, direttore sviluppo e innovazione sociale di Hewlett Packard Enterprise. Ben trovato anche a lei o te. Ci possiamo dare tutti del tu se volete in questa tavola rotonda. Ben L'abbiamo trovato. già fatto in passato, quindi d'accordo, buon Esatto. pomeriggio a te e a tutti gli Esatto, spettatori. Enrico, piacere di ritrovarti, e ritrovo anche con piacere Manuel Minate, amministratore unico di Rebis. Manuel, benvenuto, grazie per essere qui. Grazie a te, benvenuta anche a te a casa Rebis, come si dice. Ah, esattamente, assolutamente. Oggi siamo, ecco, bravissimo Manuel, mi date già un bello spunto. Vedete come si inizia subito come dire, ad essere in accordo. È bello, siamo tutti nella stessa casa, no? Proprio perché siamo tutti nella stessa situazione. Questo è un ottimo punto di partenza. Ci raggiungerà anche un quarto ospite che introdurrò appena si collegherà con noi. Io partirei proprio con una domanda, diciamo basica, che rivolgerei a tutti e tre. Partiamo da Fabio Comba, visto che è il primo che ho introdotto. Parlavo proprio della situazione, no? Che stiamo vivendo, quindi di una situazione lavorativa che ci ha portato a dover ripensare dei modelli organizzativi che magari fino all'altro ieri andavano bene e invece proprio in uno schiocco di dita non sono più andate bene. Io partirei proprio dalle competenze, se siete d'accordo anche voi. Chiedendomi quali sono le competenze su cui puntare proprio per dare il via a questo nuovo modo di lavorare. E naturalmente la domanda nella domanda è: qual è il nuovo modo di lavorare? A seconda delle vostre esperienze. Fabio, partiamo da te. Allora, parto dalla fine, il nuovo modo di lavorare, boh, chi lo scoprirà farà i soldi probabilmente. Allora, vi racconto un modellino di riferimento organizzativo che io ho, che è questo, la performance sia, diciamo, di natura sportiva sia di natura professionale si scende in due grossi contenitori. Il primo si chiama skill set, cioè le competenze che hai sostanzialmente, il secondo è grit, la grinta, la motivazione. I due termini sono in moltiplicazione, cioè, e non sono in addizione, ovvero se tu hai poche competenze, cioè tipo hai zero competenze e molta grinta, il risultato è zero.
se tu hai molta grinta e poche competenze, il risultato è comunque zero. Quindi deve avere un equilibrio tra competenze e grinta. Nelle competenze, visto che parliamo a tizi che sostanzialmente vagano nel mitico mondo HR, allora la notizia, abbiamo una notizia positiva e una negativa. Vi do prima quella negativa. Sì. La divisione in due delle competenze, cioè tecniche da una parte e meta dall'altra. Perché questa divisione? Allora, l'altro giorno pensavo a quanti anni ci separano, pochi, dal 2005. Per chi faceva HR in quell'epoca lì, era l'epoca del talent management. Chi era molto bravo in HR faceva talent management. Nel 2010, chi era molto bravo in HR, credo facesse cost cutting, proprio competenza tecnica insuperabile di quel periodo lì. 5 anni fa hanno iniziato a essere molto cool i profili HR che facevano big data. Non so se vi ricordate, sì, big data. Sì, sì, okay. Come no. Oggi, probabilmente, e torniamo al tuo spunto, è un HR super mega top, uno che si occupa di hybrid work. Che vuol dire questo? Vuol dire che le competenze tecniche continueranno a mutare e io suggerirei di investire sì il giusto sulle competenze tecniche, ma molto di più sulle metacompetenze, ovvero due: una è l'agilità e l'altro il networking. Agilità, lo dico in due parole. E mutando le competenze tecniche, mutando il contesto di riferimento, o ti adatti e impari a disimparare e impari a imparare, o sei fritto, qualunque Vero. Mestiere tu stia facendo. Il secondo, io faccio tanto sport, tra le robe endurance, e c'è una cosa semplice che si dice: se vuoi fare 100 metri vai da solo, corrili da solo; se vuoi fare una maratona, corrili con tante persone che ti danno una mano. Allora, quella roba lì si chiama networking. All'aumentare della complessità, da solo non ce la puoi minimamente fare, quindi o hai un network di riferimento con cui sei stato super generoso, che ti può dare supporto, ti può dare strumenti e metodi, o veramente non parti neanche in gara a fare la tua performance. Quindi, se tu mi chiedi competenze, ti dico tecniche, sì, te le posso citare un po', però se ho 100 euro da investire, li investirei tanto su agility. E devi sapere come è fatto il cervello per farlo lavorare per te, quindi è proprio un verticalone, e dall'altra parte networking, che è un po' quello che stiamo facendo oggi, direi anche. Assolutamente, anzi, guarda. Così te la alzo. No, ma infatti tantissimo, oltretutto sembra che ci siamo messi d'accordo, ma è un po' la finalità anche che le settimane monotematiche sulle fonti TV e soprattutto queste tavole rotonde di gruppo hanno, no? Quindi assolutamente, ripeto, hai fatto da ambasciatore alle fonti TV senza volerlo, e questo già mi fa ben sperare nell'ottima riuscita di questi nostri incontri. No, posso dire, volendolo. Sì. Cioè, io rispondo positivamente alle sollecitazioni delle fonti, perché sono convinto del give back. Cioè, o lo facciamo noi o chi cavolo lo fa. Certo, assolutamente. Anche perché se cambia, visto che stiamo parlando proprio del cambiamento rispetto al modo di lavorare, chi deve dar per prima l'input, no? È così, il messaggio deve essere veicolato, e quindi insomma noi che abbiamo la possibilità di farlo lo facciamo sempre molto volentieri. Allora io intanto saluto, permettetemi, poi continuiamo con Enrico Martinez, anche Gianfranco Chimirri che si è aggiunto a questa nostra tavola rotonda. Eccolo qui, Global Human Resources Director di Unilever Food Solutions. Eccolo qui. Grazie, buon pomeriggio. Allora Enrico Martinez, da te peraltro un'altra cosa che mi piace è cercare di mettere anche nero su bianco le parole chiave che caratterizzano ogni incontro. Sinergia, io l'avevo già scritto, appunto networking, possiamo tradurlo in entrambi i modi. Agilità, l'ha detto Fabio, io avevo scritto flessibilità, che sono tutti insomma temi riconducibili poi all'organizzazione del lavoro. Allora Enrico, non so se vuoi partire da qualche parola esatta, oppure se da qualche concetto che abbiamo appena sentito anche da Fabio. Prego. Guarda, mi riaggancio a quello che diceva Fabio di questo mondo in costante cambiamento, per darla io una parola chiave. Io non voglio più sentire parlare di new normal, ma mi verrebbe più che altro da citare il never normal, perché qui
Il Bello. cambiamento costante di ordine tecnologico, di ordine sociale, ci sta portando a una ristrutturazione totale di quello che è l'impianto del lavoro, soprattutto ovviamente del lavoro di carattere creativo, del lavoro intellettuale. Ed è chiaro che in questa direzione il lavoro ibrido, quindi non più svolto esclusivamente all'interno degli uffici, diventerà culturalmente il modo in cui tutta l'industria si orienterà. In Hewlett-Packard Enterprise lo stiamo già facendo, non siamo gli unici. Sono tantissimi che stanno ristrutturando, ripensando il mondo del lavoro in questa direzione. Ci sono dei benefici, ovviamente, in termini, ma fatemi dire, di inquinamento, di traffico, di parcheggio, di servizi, di costi ridotti. Ci sono dei fattori invece meno benefici che sono quelli relativi alle relazioni, perché necessariamente il distanziamento sociale porta ad avere una modalità diversa di interagire uno con gli altri, e questo ci porta a queste competenze che devono essere maturate. Competenze che devono sicuramente essere sviluppate nell'ordine di una trasformazione della managerialità, una trasformazione della leadership che sia più focalizzata sugli elementi dell'empatia, delle emozioni, dell'utilizzo di quelle caratteristiche tipicamente umane che servono poi per rinsaldare i rapporti. E questo non perché bisogna diventare amici, tra virgolette, ma perché l'interazione sociale mediata attraverso uno schermo e disintermediata dalla vicinanza fisica deve in qualche modo riscoprire, ritrovare degli elementi di comunione che permettono alle persone di poter lavorare insieme. C'è una bella parola che si utilizza, che è quella della transilienza, cioè della capacità di avere molteplici e differenti competenze, skills, che non lavorino singolarmente, ma in sinergia per riuscire in qualche modo a completare quello che è un task, quello che è un obiettivo. Ecco, io credo che il riscoprire i modelli di leadership che vadano in questa direzione transiliente, dell'empatia unita alle competenze tecniche sia poi la chiave vincente sulla quale bisogna puntare. Ecco, c'è di buono una cosa, permettetemi una battuta, che il vocabolario della lingua italiana sarà arricchito indubbiamente di nuovi termini dopo questo periodo, visto che parlavamo anche di cambiamenti. Allora, Manuel Minati, arrivo da te perché ti do un assist, sempre a partire dalla stessa domanda, chiaramente, che è quella introduttiva. Io credo, se insomma, un po' sono entrata nel mood anche delle vostre riflessioni passate, ma anche delle vostre mission singole in base alle vostre esperienze, che le parole a te più care sono proprio sinergia, rete, networking, no? L'importanza di partire da qui. Sto sbagliando? No, hai centrato esattamente il tema come l'hanno centrato i miei due colleghi che hanno parlato prima di me. Credo che nella nostra esperienza, e io parlo da società che sta cercando negli ultimi 15 anni di affiancare le aziende e i lavoratori nei percorsi di sviluppo delle competenze, qualunque competenza venga richiesta in quel periodo specifico, e quindi parliamo delle competenze tecniche che citava prima Fabio, ma poi chiaramente di tutte quelle che sono invece le competenze che restano valide e evolvono con il passare degli anni. La leadership, ad esempio, che invece citava Enrico, è sicuramente una competenza che io mi sono sentito richiedere e mi sono sentito in qualche modo di sviluppare da quando ho iniziato la mia esperienza professionale. Ma quello che era il leader 15 anni fa, oggi è tutt'altro. Le caratteristiche che vengono richieste ad un leader oggi sono diverse da quelle che venivano richieste appunto 15 anni fa. Il tema della sinergia è la chiave, o meglio, la capacità di portare un valore aggiunto ognuno in base al proprio ruolo aziendale, che non è necessariamente strettamente legato al mondo HR o al mondo della formazione. Credo proprio che la sinergia sia anche cogliere da tutte le altre funzioni aziendali quelli che sono gli stimoli e gli obiettivi, in modo che siano condivisi quelli che sono poi gli step con cui si vuole arrivare ad uno sviluppo.
Il tema che oggi sicuramente sta prendendo piede dal punto di vista della competenza è quello di sapersi relazionare in modalità che potremmo chiamare digital, cioè sì. Superata la fase, chiamiamola, del lockdown più o meno light, ci troveremo comunque a convivere in una situazione in cui non avremo più quello che era prima del Covid e non avremo più quello che è durante il Covid. Ci sarà un'evoluzione naturale da cui speriamo di aver imparato qualcosa in termini di valorizzazione anche degli strumenti digitali messi al servizio dell'esperienza fisica, e quindi la connessione tra i due oggi si riassume nella parola digital. Quindi tutto quello che vuol dire creare connessione tra il nostro essere ormai persone che si relazionano attraverso strumenti tecnologici più o meno evoluti e la necessità di mantenere però anche quella componente di relazione umana che è la base che ci distingue da tante altre specie di esseri viventi che sono presenti. Certo, certo. Allora, digital, poi ci torniamo, Manuel, su questa parola, sì, perché chiaramente bisognerà capire anche i nuovi approcci, cioè in questo caso anche non solo linguistici, ma che poi portano a considerazioni effettive proprio nel business, che cosa presuppongono, cioè immagino, però non dirmelo adesso, ci arriviamo dopo, che concentri il tema della formazione, no? Perché poi tutti noi dobbiamo rincorrere e stare al passo con i tempi, però ovviamente con un bagaglio che deve cambiare e modificarsi. Allora, vado da Gianfranco Chimirri, così almeno chiudiamo il primo giro di domande, sempre per avere anche la sua opinione rispetto a questo nuovo modo di lavorare, quindi quali azioni bisogna mettere in campo proprio per fornire queste nuove competenze di cui già si parlava. No, il tema delle nuove competenze è un tema che era prioritario prima del Covid, adesso secondo me è diventato urgente, perché comunque l'accelerazione della digitalizzazione sta portando alla creazione di un paradosso enorme per le organizzazioni e per le persone. Vi condivido solo un dato che abbiamo visto ieri con colleghi del World Economic Forum, che dicono che tra 3 anni il 52% dei task di tipo cognitivo, standardizzato, rutinario, transazionali, saranno performati da tecnologie alimentate da machine learning e artificial intelligence. Ora, se fate due conti anche di quante sono le persone che nel mondo del lavoro svolgono questo tipo di attività cognitive, vi rendete conto qual è la potenzialità della disruption dietro questa digitalizzazione. Dall'altra parte c'è tutto un tema di numerosi ruoli, numerose competenze che stanno emergendo rispetto ai quali non c'è offerta. Quindi siamo di fronte sostanzialmente a un paradosso. Da un lato c'è un potenziale disruption dal punto di vista sociale enorme, poi dipende dai vari settori, dalle varie industrie, ma prima o poi con un phasing abbastanza chiaro tutti verranno impattati. Dall'altra parte c'è una perdita potenziale di competitività da parte delle aziende, perché non hanno le competenze che oggi il mercato richiede. Quindi la vera sfida, secondo me, per le organizzazioni, ma in teoria per tutto il sistema, è quello di capire come fare questo grande shift di capabilities da quelle che sono le attuali tipiche competenze delle persone, che stanno per diventare, sono a rischio di obsolescenza, verso quelle che sono ad alta richiesta sul mercato. Quindi questo è un tema, secondo me, prioritario, non solo da un punto di vista di agenda di people, ma è una priorità ormai per molte organizzazioni nell'agenda di business, perché chiaramente qui c'è un tema non solo di impatto sociale, ma anche di competitività all'interno del mercato. E quindi la vera sfida è come lavorare sull'employability, e quindi come guidare questa grande trasformazione di competenze, e di farlo in tempi più rapidi possibile su una scala che è una scala enorme. Quindi su questo che secondo me si gioca il futuro. Come dicevo qualche collega prima, quali sono le competenze sulle quali lavorare? È semplice identificarle, si tratta di andare verso competenze digitali, ma non diventare tutti business scientist, ma semplicemente far capire alle persone come massimizzare l'utilizzo dei tool digitali. E poi c'è tutto il tema delle human skills, perché è lì che in un futuro, nel futuro delle organizzazioni, quando gran parte delle attività saranno
performate da machine learning, artificial intelligence, già nella nostra ne abbiamo tantissime. La vera garanzia che noi commerciali, secondo me, qui abbiamo una grande responsabilità di preservare le nostre persone e garantirgli di essere equipaggiate con le capabilities che fanno sì che la persona possa creare valore lì dove la macchina non può arrivare. Quindi lì entra in gioco tutto il tema di competenze alle quali si faceva riferimento prima, che sono competenze fortunatamente tipicamente umane che ancora la tecnologia non riesce a clonare. Quindi questa è la grande sfida, purtroppo non, secondo me non ancora a nessuno, soprattutto dal punto di vista di sistema e di ecosistema del lavoro, ma è un tema sul quale le organizzazioni devono cominciare rapidamente a lavorare. Non è un tema generazionale, un tema che impatta tutti, anche il 58enne o il 61enne di oggi deve trasformarsi, perché se ha ancora 6 anni di lavoro non può permettersi di mettersi in attesa di un pensionamento o prepensionamento, ma deve trasformare la propria professionalità per essere ancora occupabile nel mondo del lavoro, altrimenti rischia di essere espulso. No, 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 assolutamente. Infatti, allora, visto che io volevo solo chiedere una specifica ancora a Enrico Martinez, che già diceva prima, tu prima parlavi di diverse questioni, cioè di empatia, di lavorare sulle emozioni, ovviamente deve cambiare la leadership, no? Lo abbiamo detto un po' tutti. E com'è possibile però declinare tutte queste cose? Cioè, anche con, mi viene in mente, questo è uno spunto ulteriore che metto sul tavolo mentre parlavate, anche in un tempo relativamente veloce, cioè, insomma, forse che non è neanche relativamente veloce, cioè lo è veramente, no, Enrico? È un tempo cortissimo quello che abbiamo davanti e credo che dobbiamo adoperarci in due direzioni. La prima è quella di lavorare non più su specifiche competenze che danno immediatamente un'opportunità di essere messe in pratica. Se ho bisogno di una specifica tecnica, faccio un corso, 5 giorni dopo, più o meno, sono in grado di andare a svolgere quel compito. E questo non va più bene, o quantomeno va bene, ma deve essere affiancato da una serie di competenze che noi definiamo competenze staminali, cioè quelle competenze che hanno la capacità poi di essere declinate via via che serve e nel momento opportuno nel poter fare, poter apprendere e poter sviluppare specifiche altre competenze. Quali sono queste competenze staminali? Beh, pensate alla creatività, l'intelligenza emotiva, la dialogica filosofica, il pensiero laterale, quella caratteristica di umanizzazione di questo mondo digitale al quale anche gli altri colleghi si sono riferiti e che ci permettono di avere un bagaglio che ci rende forti ad affrontare e con le sfide che il never normal ci porterà e non sappiamo quali saranno. E Certo. questo è il primo punto. Il secondo punto invece riguarda molto più tatticamente, ebbene, la capacità di confrontarsi con gli altri disintermediati da uno schermo, che è una cosa che capita dappertutto e ci capiterà sempre più spesso perché è diventato strutturale. E allora forse dovremmo pensare di abbandonare in parte quello che abbiamo imparato negli anni, e cioè essere attori e protagonisti. Quanti corsi sono stati fatti, abbiamo fatto fare alle nostre persone sulla dizione, sul paraverbale, sul riempire gli spazi? Ecco, tutto questo non serve più ora che siamo dall'altra parte della webcam. E forse più che pensare a essere attori, dobbiamo pensare a come diventare registi. Registi di un palinsesto di contenuti che dobbiamo trasferire agli altri con delle modalità di linguaggio, dei codici di trasmissione dei pensieri che sono diversi e che vanno, ecco, messi a bagaglio per poter essere incisivi in questo nuovo Certo. modo di rappresentarsi. Ecco Manuel, dicevo prima della formazione, ha ancora un cenno su questo, poi andiamo oltre perché un'altra cosa interessante che già è emersa, però sulla quale volevo soffermarmi, è arrivata dalle parole di Gianfranco Chimirri che parlava insomma anche della relazione che c'è tra gli aspetti più umani, cioè dell'umano e poi la tecnologia, no? Quindi insomma il lavoro umano e il lavoro che viene svolto dalla tecnologia. Ci arriviamo tra poco, però la formazione, Manuel, insomma ci saranno molti impatti sul settore della formazione, anche lì credo che ci sarà bisogno di una velocità molto più elevata rispetto a quella che abbiamo avuto fino adesso. Allora, se devo dirti la mia impressione è che in realtà la formazione sia stata
una delle attività che per prima ha reagito all'inizio della fase pandemica, per quanto ci riguarda. E ti spiego anche perché. Quello che io ho visto è che molte aziende che, superati i primi giorni di comprensibile blocco e sbigottimento, hanno di fatto attivato, seppur in modalità virtuale, sotto forma di webinar, sotto forma di aule virtuali, sotto forme varie, una sorta di collegamento con i propri collaboratori, anche sotto forma di interventi formativi. Questi interventi formativi avevano quasi più un obiettivo di welfare, di accompagnamento, di supporto ad una fase psicologica difficilissima che le persone si sono trovate a vivere, tutti noi ci siamo trovati a vivere, ognuno nel proprio ambiente, sì. Oltre a cominciare a abituarci ad utilizzare lo strumento virtuale anche per acquisire delle competenze. Acquisire delle competenze che poi sono quelle che venivano citate da Enrico, da Gianfranco, piuttosto che da Fabio. Cioè tutte quelle competenze umane che vengono oggi mediate da una tecnologia. Quindi qual è però oggi invece lo scenario? Lo scenario è quello di un sistema che, per quanto riguarda il tema della formazione, è cambiato e non sarà più come prima, obiettivamente, così come molti altri settori della vita di tutti i giorni. E la sfida sarà quella di riuscire a sintetizzare quelli che sono comunque ancora i momenti che potremo vivere in presenza, e sto parlando di formazione, ai momenti che invece dovremo vivere necessariamente in modalità virtuale, non perché saremo costretti da un virus a restare in casa, ma perché i processi organizzativi prevederanno che una parte dei nostri staff siano costantemente in attività smart o tuturni tali da rendere praticamente quasi ingestibile un'attività così come veniva gestita prima di formazione d'aula classica. Però non vuol dire che è morta l'attività di formazione tradizionale, vuol dire che deve diventare realmente sinergica con quella invece digitale. Prima si parlava di formazione blended, oggi torno a ripeterti quella parolina che è un po' di moda oggi, si parla di digital, proprio per comunicare un cambiamento, quindi non più due binari che seguono strade parallele, ma una vera e propria sintesi, in cui l'uno trae vantaggio dall'altra. Ecco, bene, fare sinergia quindi, visto che è una delle parole che abbiamo evidenziato fin dall'inizio, anche tra le persone e le macchine. Allora, ed è questo il punto cruciale della questione, con una domanda che voglio rivolgere sia a Fabio Comba che a Gianfranco Chimir. Ripartirei ancora da Fabio, cioè l'abbiamo già detto, insomma, complice questa spinta digitale, insomma, l'evoluzione digitale c'è già da anni, però abbiamo avuto questa spinta, lo ripetiamo, stiamo assistendo proprio anche a un'evoluzione del rapporto tra uomini e macchine. Mi chiedo però in che modo i responsabili delle risorse umane possano farsi garanti di questo processo, cioè come evitare chiaramente quella che è la paura maggiore, che gli uomini possano essere sostituiti dalle macchine nei processi lavorativi, nello stesso tempo come far sì che gli uomini possano aumentare le loro competenze, no? Torniamo alla parola principale, proprio rimanendo al passo con i tempi. Ecco, giusto per dirla in termini semplici semplici, Fabio. Sì, facendosi il segno della croce, così possiamo aiutare. Ah, perfetto, beh, questo che... non è però, no, beh, mi no, fa piacere che ci sorridi, ecco, sì, però insomma, facendoci il segno della croce, quello ce lo facciamo a prescindere, però se no, serve un grande coraggio ai ragazzi del World Economic Forum a fare previsioni sui 5 anni. Il report che Gianfranco citava è un report fatto bene, ce ne sono tanti che ormai sparano qualsiasi tipo di cifra sull'automatizzazione dei lavori, dei transazionali. Allora, io invito tutti quelli che si occupano di risorse umane di leggerli con un po' di
di accortezza. Nessuno sa veramente quello che capiterà tra 5 anni sui vari lavori, sull'automazione dei lavori. Di sicuro, qualunque cosa capiterà, e questo è il messaggio forte al di là del segno della croce, nel senso che un po' di spirito ci vorrà sempre, intendo per spirito la fortuna, evidentemente, prepararsi a ciò che arriva. Cioè, quello che abbiamo visto è nulla rispetto a ciò che starà arrivando. Non sappiamo che cosa arriverà, ma di sicuro se investiamo nell'agilità, nella flessibilità, nell'imparare, siamo messi bene. Allora, chi si occupa di risorse umane deve essere in grado di aumentare quella che... Mi sembra che Gianfranco l'avesse accennato, l'employability, no? L'impiegabilità. Che vuol dire? Vuol dire che siamo tutti in periodo di prova in questa nuova economia. Per chi... Siamo tutti in stage con questa accortezza. La roba carina dello stare in stage è che puoi cambiare anche posto e stage andando da un'altra parte a fare un'altra cosa. Allora, per essere un pochino concreti, nessuno sa quello che arriverà veramente. Vediamo un trend. In KPMG noi creiamo ogni giorno dei robot che costano poco e massimizzano e rendono efficienti alcuni lavori che già erano morti da tempo, però, e chi continuava a farli aveva un livello di impiegabilità molto ridotto. Quindi, al di là di tutte le pressioni sociali sul welfare, di cui non vorrei occuparmi perché ci passeremo delle giornate, chi si occupa di risorse umane come Manuel, come Enrico, come Gianfranco, come Fabio, farà esattamente le cose che faceva prima con strumenti diversi, cioè darà un contributo alla propria organizzazione e ai propri colleghi per aumentare l'impiegabilità verso l'interno e verso l'esterno. Sì. Cambiano solo gli strumenti, il FIGITA, la transilienza, nuove parole, vecchi schemi. Mm-hmm. Bisogna conoscere però gli strumenti, no Fabio? Quello che poi è il punto cruciale, cioè capire, per quello era la doppia domanda, cioè come... Ti posso dire che prima ancora di relazionarci con le macchine, con i bot, che poi sono delle robe che crei tu, con gli algoritmi eccetera, devi far pace al rapporto mente-corpo. Cioè già noi siamo messi malissimo da questo punto di vista, e il remote working ci sta dando una mazzata sui piedi. Se non hai questo, la butto sullo psicologico, se non hai un buon rapporto di equilibrio mente-corpo, già fai fatica a parlare con i colleghi e con te stesso, figurati con le macchine. Quindi diciamo che il percorso è un percorso a passi. Magari qua abbiamo poco tempo per approfondire, però diciamo che io continuerei a investire bene su strumenti, magari nuovi, però con le stesse tecniche di prima. Certo. Il cervello dell'umano non è assolutamente cambiato. Mm-hmm. Minimamente cambiato. No, ce lo segniamo questo spunto, anche perché poi noi che ci occupiamo anche di finanza nel senso più stretto, spesso ci dimentichiamo, no, non è che ci dimentichiamo, però lasciamo in secondo piano tutta la parte della finanza comportamentale, no? Che poi è un po' quello... Gli ultimi Nobel li hanno beccati da lì, non li appunto, hanno beccati... Esatto, sì, sì. Esatto. Poi no, sono d'accordissimo. Posso dare uno spunto così, per chi guarda un po' di serie televisive, che in questa... Billions, ottima serie su banca d'affari. Nelle banche d'affari degli States, se voi andate a vedere, in ogni piano c'è il coach barra counselor barra psicologo. Mm-hmm. E non sarà mica un caso se andando e spingendo molto l'acceleratore hai bisogno poi di una compensazione che ti riequilibra. Figurati in questo momento qui. Assolutamente, no, sono d'accordo. No, ma guarda Fabio, hai dato degli spunti assolutamente interessanti, poi lì subentra anche il tema della mentalità, no? Perché poi sono figure che magari in Italia non accettiamo ancora, però mi rendo conto che oggi non riusciamo ad analizzare tutti questi aspetti, però io lo segno, ci torniamo. Allora Gianfranco, subito da te, stessa domanda, insomma, anche alla luce di quello che è emerso fino adesso, come far sì che le due questioni, umano e tecnologico, siano sempre più un'entità sola, anche se poi resteranno comunque due parti diverse, perché ci mancherebbe altro, anzi per fortuna mi viene da dire che sia così. Ma secondo me la risposta è semplice: le macchine dovrebbero fare quello che sanno far meglio, gli uomini dovrebbero fare quello che sanno far meglio. Faccio due esempi concreti per passare dai dati del World Economic Forum a qualcosa che esiste già nella nostra organizzazione, che ci ha permesso di sperimentare quello che provavo a raccontare prima. Noi abbiamo ormai da 2 anni introdotto nelle HR un chatbot
che sostanzialmente ha sostituito tutte le attività di tipo transazionale, anche di sportello, fatemi dire così, che prima erano svolte da tipiche persone della funzione correggiata. Questo chatbot parla 50 lingue, accessibile 24 ore su 24 da qualunque mobile e fornisce su queste tematiche un'esperienza che non è minimamente garantibile dalle persone. Quindi, in una logica di competizione uomo-macchina, qui la competizione è persa, perché se io mi nasce un figlio e voglio mettere le detrazioni familiari sul sistema, mi collego con una bot, mi riconosce quando io digito che sono italiano, mi risponde di cosa ti serve, fa l'operazione a sistema, è fatta, la faccio il sabato sera dal mio mobile mentre sono al ristorante. Partita persa. Che cosa hanno fatto le persone che facevano quel lavoro? Quindi come sono transite, qui non sono state sostituite e buttate, espulse dal mercato del lavoro, sono state riqualificate per fare un'attività a maggior valore aggiunto di cui c'era grande richiesta per soddisfare l'employee experience. Sono diventati people experience lead, cioè sostanzialmente sono quelle persone che formate su tutti i temi che Enrico diceva prima, quindi intelligenza emotiva, empatia, eccetera. Sono l'interfaccia delle persone per tutte quelle tematiche alle quali il chatbot non può dare una risposta, perché se io ho una tematica di come gestire mio figlio disabile, ho una tematica di down, di well-being, eccetera, di purpose o quello che sia, è evidente che una non mi può dare le risposte, ma una persona adeguatamente equipaggiata me le può dare. Quindi, come vedi, uomo e macchina insieme possono dare l'esperienza. E poi tipica quella che ormai le aziende offrono al consumatore, dove io, consumatore, in questo caso employee, prendo il meglio dalle tecnologie e prendo il meglio dalle persone. Certo. Un altro esempio, nel planning è stata ormai introdotta l'RPA, Robotic Process Automation, che è una delle peraltro forme embrionali di machine learning, che ormai fa i report, li fa in maniera automatica, sono più affidabili, sono più user friendly, sono intellegibili. Tutti quelli che facevano i report non li fanno più, non c'è partito. Oggi fanno un mestiere diverso. Ovviamente sono stati formati per farlo. Oggi sono dei business consultant, fatemi dire così, sono persone che analizzano i dati di questi report, danno delle indicazioni strategiche a quelli che sono gli uomini di business. È evidente che se non c'è qui una chiarezza di messaggio, un investimento enorme sul reskilling e sull'upskilling, queste persone, per tornare all'employability, non sono più employable, non sono più employable nell'organizzazione, ma non sono più employable sul mercato. E quindi questo è il lavoro fondamentale che dobbiamo fare, perché l'unico modo per proteggere oggi le persone è lavorare sulla loro employability. Questo è l'unico modo per proteggere, perché quando tu hai competenze che sono richieste sul mercato e sono sempre più competenze umane, allora c'è modo per trovare una tua collocazione nel mercato del lavoro, altrimenti il rischio è veramente di essere espulso. Quindi ho potuto fare due esempi anche per Certo, hai fatto benissimo. concretizzare un tema che Certo. altrimenti rischia di essere Hai fatto solo. benissimo. No, no, gli esempi servono sempre, per quello che dico, parole, esempi, esperienze, è fondamentale. Manuel Minati, torno da te perché chiaramente stiamo parlando di nuove competenze, e anche della necessità di creare, in azienda una vera e propria cultura, no? Di lifelong learning, per far sì che si possa andare sempre di più verso una crescita, sia delle persone che delle cose, questo è chiaro, del business. Abbiamo visto che in questo contesto così dinamico, perché di questo si parla, la parola contaminazione, un'altra parola, quindi che mettiamo sul tavolo, diventa essenziale. Che tipo di relazione si deve di conseguenza instaurare tra le HR e le altre figure che ci sono in azienda, proprio per far sì che si diffonda questa cultura e che si possa raggiungere la crescita auspicata di cui stiamo comunque ragionando? Ma guarda, credo che la parola condivisione e contaminazione faccia il paio con la parola networking che ha citato Fabio, cioè la capacità di creare delle relazioni anche interne alle aziende, ma possibilmente anche esterne, che traggano da voci diverse esperienze, esigenze e anche idee diverse. In questi giorni io mi sono rivisto uno spot del 1997 in Sì. cui il titolo era Think Different, credo che molti di voi lo ricordino, in cui fondamentalmente quello che si evidenziava era la necessità che tutti fossero
fossimo un po' più folli, un po' più innovativi, se vogliamo usare una parola un pochino meno ingombrante di folli, perché solamente quando pensiamo effettivamente che riusciamo e possiamo cambiare il mondo, in quel caso possiamo effettivamente riuscire a farlo. Quindi la sinergia che cerchiamo e che dobbiamo cercare di sviluppare a maggior ragione è quella che veda tutti gli attori che oggi operano nel mondo HR, nel mondo della consulenza alle aziende e a tutte le altre figure, come dicevo prima, che sono coinvolte e che sono da una parte parte attiva e dall'altra i fruitori dei nostri interventi di sviluppo sulle competenze, si trovino in un momento di sintesi, un momento di confronto che non può essere occasionale, deve essere qualcosa di costante da cui tutti impariamo qualcosa. Certo. Impariamo qualcosa dalle esigenze delle nostre strutture commerciali, impariamo qualcosa dalle nostre esigenze IT, impariamo qualcosa da qualunque funzione aziendale e da qualunque funzione aziendale possiamo cogliere delle necessità che non eravamo stati in grado di identificare qualunque strumento avessimo utilizzato. Certo. Quindi la condivisione, la contaminazione a tutti i livelli. Ecco Manuel, appunto, è anche saper identificare e riconoscere, no, tutti questi aspetti, perché è chiaro, l'hai detto tu adesso, quindi altra parola, identificazione. Sì, esattamente quello. La difficoltà sta molte volte nel restare nei nostri ambiti di specializzazione e evitare di contaminarci con quelli che invece sono le esperienze degli altri. Certo. Se c'è una cosa che forse ci sta insegnando questo periodo è anche quella che se non riusciamo a fare realmente rete o networking, se ferite, verosimilmente prima o poi tutti ci troviamo in una situazione di difficoltà. Sarà magari un momento, capiterà prima a me piuttosto che a qualcun altro, ma ciclicamente ci troveremo tutti in difficoltà se non impariamo gli uni dagli altri. Ecco, proprio a questo proposito, Manuel, poi lo dico, così creiamo anche la giusta suspense, dobbiamo dare io e te un annuncio in esclusiva qui sulle fonti, ma ci arriviamo tra poco. Io prima vorrei fare l'ultima e la stessa domanda a Enrico Martinez e Fabio Comba, a partire dalle parole. Guardate, io mi sono segnata tantissime parole, ma mi piace proprio perché si lavora con, credo, con più consapevolezza, a partire proprio da quelle che sono le parole chiave: formazione, responsabilità, engagement, multidisciplinarietà, insomma, che oltre a essere parole sono anche tutte attività che mirano in modo univoco alla crescita delle persone, a far sì che queste stesse persone possano sentirsi parte di un vero e proprio sistema. Abbiamo dato quasi una personificazione a questo sistema oggi in questo incontro. Con questo nuovo approccio, e qui arriva la mia domanda, partirei da Enrico, come questo nuovo approccio impatta proprio su quelli che sono i modelli organizzativi attuali? Cioè, mettiamo in relazione proprio quello che abbiamo vissuto fino a ieri e quello che invece abbiamo cominciato a vivere ieri e che continueremo a vivere domani. Cambia nel senso che le persone devono approcciare il modo di essere presenti all'interno dell'azienda e chi le governa devono approcciare queste persone in un modo diverso, un modo che sia incredibilmente più inclusivo e basato sull'abbandono di concetti, insomma, un po' ormai arretrati da un punto di vista organizzativo, a partire dalle organizzazioni piramidali, per quelle verticistiche, fino ad arrivare a quelle matriciali, e quindi ripensare un po' con un modello più verso quella che Friedrich Laloux definisce l'organizzazione TIL, cioè un'organizzazione che somiglia più a un organismo dove ogni singola parte è funzionale e specializzata, ma comunque sia fa parte poi di un unico sistema che è un unicum e che senza quella singola parte non riesce poi a sviluppare la sua funzione. E abbandonando, ecco, l'idea organica e finendo più su un concetto di carattere industriale, dovremmo ripensare le aziende
più da questo vecchio modello di fabbrica che tuttora pervade il grosso delle organizzazioni, quindi con le specializzazioni, i sistemi seriali di sviluppo del lavoro, andandole più a rivedere sotto forma di laboratorio. Un laboratorio dove ci sono degli artigiani che non solo hanno una specializzazione data dall'aver ecco, nel tempo appreso da qualcun altro e essendosi formati sulla letteratura, ma hanno la consapevolezza del ciclo di vita completo del prodotto servizio che viene realizzato e sanno inserirsi in modo opportuno in un punto o in un altro del processo produttivo, portando il loro beneficio, la loro esperienza. E qui mi riaggancio al concetto di inclusione e anche di diversità, perché ecco, in un mondo che vira verso una normalità che non si saprà mai qual è, ma che cambierà costantemente, perché di nuovo l'apporto delle tecnologie ci trasformeranno in un momento di passaggio fortissimo. Guardate, fortissimo, come quello che è stato il passaggio da un mondo analogico a un mondo digitale, questa rivoluzione viene definita la quarta rivoluzione industriale o terza rivoluzione digitale, chiamatela come vi pare, ma sarà di lungo termine e comporterà un costante processo di revisione delle proprie competenze per essere al passo con quelli che saranno i benefici che poi verranno portati. Certo. In conclusione, il buon professor De Masi, sono anni che cita il cosiddetto ozio creativo, cioè la liberazione del lavoro ripetitivo manuale che però genera quelle circostanze all'interno delle quali la parte più umana di ognuno di noi riesce con la propria creatività ad apportare del benessere. Ecco, svincoliamoci dal terrore delle macchine o della collaborazione uomo-macchina. Alle macchine faremo fare quello che sono brave a fare, cioè i lavori a basso valore aggiunto e di grande ripetitività. E noi ci terremo in questo ozio che ci sarà dato come tempo liberato dall'utilizzo delle macchine, ecco, ci daremo alla creatività e a quello che come esseri umani sappiamo fare meglio. Ok, Fabio, stessa domanda per te, partendo proprio anche dal modello organizzativo attuale che è concepito più come una piramide, no? Cioè abbiamo dei vertici, beh, che ci saranno sempre, immagino, però, insomma, se no si parla di anarchia. Però, insomma, verrà rimesso in discussione anche questo modello, ecco, do la Posso parola a fare lo te. scettico di turno? Allora, Certo. io da anni che studio ste robe, l'organizzazione a stella, quelle aperte, quelle senza gerarchie. Allora, vagliela poi a raccontare a un imprenditore, no? Gli start-upper sono organizzati a piramidi. Io sono abbastanza scettico, non so se li vedremo questi nuovi modellini. Ti posso dire quello che sta diventando un po' un trend, che è quello di co-creare progetti. La catena fornitore-cliente si è in alcune situazioni si è molto rotta. Tu proprio crei insieme al fornitore, vai in partnership, quindi fai delle cose diverse in cui le gerarchie contano e non contano. Non penso che l'abolizione dell'autorità gerarchica la vedrò nei prossimi 10 anni. Quello che ritengo sulle organizzazioni che spingono un pochino di più e sono più innovative è l'adozione di metodologie che sono le metodologie mutuate un po' dal mondo tecnologico, gli sprint, l'agile e così via. In queste esperienze qui, che sono già reali, quindi a cui tutti magari abbiamo già partecipato, però rintracci le classiche regole di ingaggio di natura militare, l'approccio del comando, ovvero per un periodo limitato di tempo, tu hai un obiettivo stringente, hai risorse chiare definite e una leadership di competenza, non di gerarchia, cioè ti Sì, sentono, ti sì, sì. ascoltano, ti seguono perché vedono che tu sai fare delle robe. Cioè il manager anni 80 che era quello bravo a parlare con le persone, cioè proprio non ha più senso di esistere. Quindi immagino che i nuovi modelli organizzativi siano tutti da un po' da rabberciare. Non vedo grosse rivoluzioni arrivare. Vedo la presenza di più attori in simultanea, con catene di comando molto molto corte, molto molto corte, in cui la leadership è di competenze e non di autorità. Questo è quello che vedo sicuramente. Ok, no, è interessante anche questo spunto. A questo punto, guarda, vado da Manuel perché siamo
pronti per dare un annuncio in esclusiva, ma sei d'accordo con quello che diceva Fabio? Insomma, insomma, lascio a te, Manuel, guarda, non ti do nessun, tra virgolette, suggerimento. Ma allora, sotto certi aspetti sono d'accordo, nel senso che sicuramente pensare a delle strutture che di punto in bianco perdano una sorta di organizzazione che ci portiamo dietro da decenni, per restare in ambiti più vicini, non la vedo effettivamente ancora così facile, così orizzontale. È vero che ci sono dei forti cambiamenti, come dicevamo prima, in quelle che sono i punti di riferimento che abbiamo all'interno delle aziende. Quindi quello che identifichiamo come leader, appunto, non è più necessariamente un leader di posizione, ma è un leader di competenze, giustamente. Resta però il tema che un leader serve. Non possiamo pensare che il leader di punto in bianco non esista più, e necessariamente tutti siano a parità di diciamo responsabilità, a parità di ruoli. Poi possiamo discutere su quali sono gli elementi con cui identifichiamo i leader, questo Certo, sicuramente d'accordo. chiarissimo Manuel. Allora, perché io sono tornata da te? Perché possiamo, no, dare un'anticipazione? Manuel, sei d'accordo? Non sto. Certo, con Ecco, piacere. perfetto. Allora, guarda, facciamo così. Faccio vedere subito questo logo, eccolo qui che abbiamo messo in evidenza. Insomma, presto partiremo dal nuovo anno 2021 con un nuovo appuntamento sulle fonti TV, un format televisivo in collaborazione proprio con Rebis, che si occuperà di formazione. Lascio a te dire qualche cosina, diciamo, come anticipo. Ok, ti ringrazio. No, mi piace presentarlo oggi all'interno di questo incontro, perché in qualche modo è anche la traduzione di quello che ho detto e che ho sentito, ovvero la necessità di creare un sistema di networking che nella mia testa e nella nostra idea che abbiamo sviluppato insieme alle fonti è quello di un networking o un hub, come lo abbiamo definito, in cui la figura degli hubber è quella degli innovatori. Innovatori che stanno nel mondo HR, innovatori che stanno nel mondo della consulenza, formazione, tecnica, informatica e che stanno in tutti gli altri ruoli delle aziende. Quindi vuole essere un momento che partirà con la rubrica di Le Fonti, ma che avrà poi degli sviluppi digital, per tornare alla parola che tanto mi piace in questo periodo, di confronto e di incontro. Non dico molto, Ottimo. ma da gennaio sarà qualcosa di Beh, concreto e quindi mi farà piacere certo, condividerlo non con tutti. dobbiamo dire tutto, anzi diamo appuntamento, poi Giusto? lo ricorderemo naturalmente sulle fonti TV, diamo già appuntamento con l'anno nuovo, con questo nuovo format. È una delle novità. Sapete che io vi parlo sempre di novità sulle fonti. Ecco, questo è importante e ci proietta direttamente verso il futuro e soprattutto agganciandoci alle questioni che saranno sempre più importanti per l'anno prossimo, per il 2021. Allora io ringrazio tutti voi, grazie a Manuel Minate, amministratore unico Rebis. Manuel, ci vediamo presto, grazie per essere stato con noi. Presto, Saluto Gianfranco grazie a voi. Chimirri, Unilever Food Solutions, grazie Gianfranco anche a Grazie. te. Grazie a Enrico Martinez, Hewlett Packard Enterprise per le considerazioni, grazie ancora. E grazie a Fabio Comba, KPMG Italy, anche a te, insomma, a presto e arrivederci. Noi andiamo in pubblicità, giusto il tempo di prenderci una breve pausa e per contattare altri ospiti perché continuiamo con questi discorsi e quindi continuiamo con il nostro main event della HR TV Week. Vi aspetto. Eccoci tornati in diretta. Allora, siamo pronti per la seconda parte della nostra tavola rotonda, il nostro main event dedicato alle risorse umane. Ancora vedete inquadrato il nostro sito lefonti.tv nella sezione eventi, dove proprio c'è messo in evidenza il tema portante di questa settimana monotematica, The New Way of Working, naturalmente con l'emergenza Covid e tutto ciò che ha comportato, il lockdown, le restrizioni che hanno rimodulato il modo di approcciarsi al lavoro, di fare
fare business. Continuiamo. Nella prima parte abbiamo, come dire, cercato di capire come le aziende possano fare propri tutti i nuovi modelli che si sono posizionati di fronte a noi. Cerchiamo di fare dei passi ulteriori in questo secondo momento del nostro pomeriggio. Io saluto i miei ospiti che ne parleranno con me e con voi. Clemente Perrone, Chief HR Organization and Communication Officer, gruppo Sirti. Clemente, ben trovato, grazie per essere qui. Grazie a voi per l'invito, buonasera. Buonasera Saluto Marianna Poletti, CEO di Just Knock. Marianna, grazie anche a te. a tutti. Fabio Salvi, Head of HR Flixbus, eccoti qui. Ciao Fabio. Buonasera, buonasera a E Luca tutti. Solari, professore ordinario di organizzazione aziendale, Università degli Studi di Milano. Ben trovato. Altrettanto, buonasera a tutti quanti. Visto che abbiamo iniziato questo pomeriggio dicendo che siamo tutti nella stessa barca, ci diamo tutti del tu perché dobbiamo ragionare in termini di community, perché il paese chiaramente deve avere lo stesso obiettivo, cioè quello della ripartenza e della crescita. Quindi partirei da Clemente Perrone con una domanda basica che però dà modo di aprirne tanti altri, cioè che cosa abbiamo imparato da questo anno? Prima di tutto, perché ormai è passato quasi un anno dall'inizio della pandemia, ma soprattutto dal periodo di lockdown, cioè da dove partire per rivedere i modelli organizzativi che dobbiamo necessariamente rimodulare. Sì, io credo che questo periodo ci lascia sicuramente due insegnamenti o comunque due raccomandazioni. Sicuramente tu hai segnalato l'aspetto dei processi, delle organizzazioni. Mi piace mettere in testa alle lesson learned il tema dell'ascolto, che io chiamo ascolto aumentato come necessità. Le organizzazioni si sono trovate sicuramente impreparate nella prima fase, ma quelle che sono riuscite a limitare sicuramente la magnitudine dei problemi o comunque indirizzare a business continuity lo hanno fatto anche perché hanno investito in termini di comunicazione. Hanno aperto il canale bidirezionale con i propri dipendenti, hanno identificato delle spot person all'interno delle organizzazioni, si sono poste al centro di un paradigma. È necessario che io comunichi le mie scelte, il perché delle mie scelte, e sicuramente faccia questo con trasparenza, spiegando le ragioni, e sicuramente utilizzando l'elemento tempo, quindi la tempestività, come elemento imprescindibile. Il secondo è il tema delle organizzazioni che io associo a un'espressione che mi è cara, che è l'antifragilità. Quindi le organizzazioni hanno imparato, a mio avviso, ad assicurare continuità di business in questo tipo di contesto. Ritengo che quello che ci portiamo a casa da questa fase è sicuramente il riuscire a leggere i paradigmi nuovi, come ad esempio il tema del lavoro agile, come una opportunità di far evolvere la cultura organizzativa delle imprese, perché dietro il concetto di lavoro agile ci sono sostanzialmente due grosse patti con i dipendenti. Il primo è organizzazioni basate non tanto sul task quanto sul raggiungimento dell'obiettivo. Secondo, organizzazioni che imparano ad essere fault tolerant, perché un'organizzazione adattiva è un'organizzazione che sbaglia e impara anche presto dai propri errori. Ecco, devo dire che questi due elementi credo che debbano permeare sempre di più l'innovazione di processo e l'innovazione organizzativa dei contesti aziendali. Certo, assolutamente. Questo è un altro ottimo punto di partenza per girare la stessa domanda a Fabio Salvi, direi, aggiungendoci un altro aspetto, cioè noi ovviamente fino a questo momento, magari soprattutto, diciamo così, non solo, abbiamo ragionato in termini di emergenza, no? Chiaramente perché abbiamo dovuto, come abbiamo detto più volte, ma insomma è il punto di partenza, quindi io lo ripeto, abbiamo dovuto percorrere dei tempi un po' più velocemente rispetto a quello che avevamo messo in conto fino a qualche mese fa. Però, superata la fase di emergenza, quindi facciamo un altro passo ulteriore.
come potrebbe evolvere lo sviluppo dell'organizzazione? Quindi ripartiamo da quello che ha detto Clemente per guardare anche di più al futuro. Sì, io sono assolutamente d'accordo con gli elementi che Clemente sottolineava, che sono emersi proprio forte durante questo periodo di lavoro appunto remoto, disperso e anche di una situazione psicologica molto difficile, insomma, per le persone. E appunto adesso che è finita, o è finita, sta finendo, insomma, speriamo tutti, o che comunque dobbiamo uscire, qualunque sia, come dire, il contesto esterno, da questa modalità emergenziale, non per mettere appunto toppe a continuare appunto con la produttività, ma per ripensare appunto un'organizzazione, pensando che non tornerà più nulla, insomma, come prima, e che siamo destinati a cercare appunto delle nuove soluzioni, ad adeguarci appunto a un contesto nuovo, ed è uno sforzo che avremmo dovuto fare anche precedentemente a, diciamo, l'era Covid, ma che oggi è sempre di più attuale, per cui il futuro vedrà appunto la necessità di ripensare lo spazio fisico, insomma, dell'organizzazione, non come un monolite in cui tutte le persone sono all'interno, insomma, di questa comunità, e anche quella di soprattutto ripensare anche le nostre strutture organizzative, nel senso dobbiamo secondo me farci le domande, nel senso che per esempio il tema del ruolo è ancora un tema diciamo così granitico, così fondamentale per lo sviluppo di organizzazioni che devono diventare appunto antifragili, che quindi devono avere tempi di reazione così immediati, così quasi brutali, ma io penso di no. Il focus è un lavoro che stanno cercando appunto di fare in Flixbus, stanno cercando di metterlo su quello che è il tema delle competenze, quindi di mappare quelle che sono le competenze, quindi il patrimonio, diciamo, intellettuale, cognitivo, emotivo, insomma, che abbiamo a disposizione appunto nell'azienda, e cercare di partire appunto da questo come è un elemento fondante appunto della struttura, in quanto il ruolo è una dimensione statica che non riesce poi a rispondere adeguatamente alla velocità di reazione che i tempi ci impongono. Quindi pensare appunto alla competenza prevede anche del creare dei team interscambiabili, prevede avere una gerarchia che sia sicuramente liquida e diffusa, poi chiamiamola gerarchia, insomma, per facilità, insomma, di comprensione, ma dovremmo superare appunto il concetto di gerarchia e finalmente appunto arrivare in quella situazione appunto di leadership che, diciamo, un po' pomposamente, anche a volte un po' in modo stucchevole, viene proposta, insomma, da tempo in varie tematiche del percorso HR. Ma questo è che dobbiamo arrivare appunto una liquidità appunto dell'organizzazione che non sia più basata sulla fissità del ruolo, ma sulla fluidità che la competenza dà, in modo da potersi adattare a task che cambiano dal giorno con la notte, come è successo poi in base all'adeguamento con varie DGPM, situazione epidemiologica e così via. Insomma, anche se la pandemia verrà risolta, poi un competitor, una situazione di mercato travolgente, una situazione normativa che cambia completamente le carte in tavola per un business, possono sempre accadere. E anzi, dobbiamo aspettarci che accadano, e quindi l'organizzazione deve avere nel proprio DNA e la capacità di cambiare velocemente, e il ruolo non è più, secondo me, una risposta adeguata a quelli che sono questi tempi. Ok, cambiare. Ok, perfetto. Anche il tema del ruolo è già emerso ed è importantissimo cambiare velocemente. Io darei la parola a Luca Solari, no? La parola in quanto professore ordinario di organizzazione aziendale. Chiaramente parlando di organizzazione aziendale e parlando di lavoro, parliamo anche di un lavoro che è cambiato in termini di spazi e tempi. In che Certo. modo, ecco, assolutamente, in che modo superare questi vincoli spaziali? E anche di compresenza temporale, cioè diciamo che abbiamo rimesso in discussione anche un po' questo sguardo, no, d'insieme, d'accordo? Sei d'accordo? Sì, assolutamente, grazie di questa domanda. Abbiamo scalfito un monolite sul quale era stata costruita una visione molto efficace, anche efficiente, di organizzazione che prevedeva copresenza di persone e di tecnologie in luoghi verso i quali il lavoro si muoveva. Questa soluzione estremamente efficiente, dicevamo, e anche elegante per certi aspetti, è saltata durante il periodo del Covid. Già era in difficoltà per ragioni
differenti, alcune legate al vantaggio organizzativo di una riduzione dei costi di real estate, altre legate a delle esigenze anche di equilibrio e di living well, come oggi si dice, delle persone, altre ancora legate alla ricerca di nuovi modelli di interazione tra le persone. Davanti a noi si apre adesso una prateria di soluzioni organizzative modulari molto differenziate, perché abbiamo un'esplosione della diversità delle preferenze individuali, le persone hanno scoperto modi diversi di organizzare il rapporto tra spazio e tempo di lavoro in questi mesi, in alcuni casi anche efficaci. Dall'altro lato abbiamo anche scoperto che i ruoli, come li abbiamo immaginati, e le attività che le persone svolgono possono essere a loro volta molto differenti in termini di impatto temporale e spaziale. Quindi siamo davanti a una specie di Big Bang del contesto organizzativo. Cosa si deve fare rispetto a questo? Beh, da un lato è quello che stavamo dicendo, andare verso una logica molto microorganizzativa di taglio neosociotecnico, persone e attività, non ruoli. Non ha senso dire questo ruolo può stare a casa 2 giorni in settimana. Sì, quello può essere un modo per semplificare. Il tema è quali giorni o quali ore e come e quali sono le copresenze. Ecco, per risolvere questo tema ci sono solo due strade. Da un lato definire sempre di più un rapporto netto tra attività e obiettivi, non ruoli e obiettivi, attenzione, attività ed obiettivi che devono essere svolti per rendere più autonoma una parte dell'erogazione della prestazione, e dall'altro lato, e qui so che non tutti saranno d'accordo, ma rivitalizzare il middle management. Noi dobbiamo spostare molte decisioni, proprio perché sono tante le variabili da tenere assieme, nei luoghi in cui abbiamo attività e operation. Fino a qualche mese fa, forse qualche anno fa, si diceva avremo organizzazioni con una testa fatta da executive sempre più forti e poi sotto operation. Ecco, io non sono più convinto di questa cosa, credo che saranno proprio le parti alte quelle sulle quali dovremo forse sfondare, perché servono meno, ma il middle management, che sarà una cosa diversa, come già ricordava Fabio poco fa, e anche immagino in parte Clemente, purtroppo non sono riuscito a sentirlo per un mio problema tecnologico, ecco, lì dovremo ricollocare la scelta organizzativa, che non sarà più predefinita, ma che dovrà tener conto di queste nuove flessibilità. Ecco, assolutamente, mi è piaciuto tra le altre cose il discorso del Big Bang, del contesto organizzativo, effettivamente rende l'idea. Allora, io vado da Marianna Poletti, intanto mi piacerebbe sapere se ti trovi d'accordo anche tu con questa espressione che Luca Solari ci ha, come dire, messo sul tavolo, però tanto con te volevo parlare proprio della riorganizzazione aziendale che insomma, abbiamo valutato già il cambio dei tempi, degli spazi, ma deve tener conto anche di un altro aspetto, cioè delle differenze di età, no? Tra chi lavora, quindi di persone che appartengono a generazioni differenti. E in particolar modo penso, non so, ai nuovi inserimenti nelle aziende di persone nuove che magari non hanno ancora come dire, confidenza con il lavoro, con il posto di lavoro, che devono inserirsi in un modello che prima appunto era diverso e che deve evolversi. Allora, come andare a miscelare bene questi elementi, appunto, Marianna? Allora, beh, innanzitutto sono d'accordissimo con tante delle cose dette, riprendo magari un po' i discorsi di ognuno, partendo secondo me anche da quali sono le caratteristiche che oggi definiscono un talento. Cioè, secondo me tantissime aziende con diciamo questa improvvisa crisi forse si sono rese conto di aver incasellato, come diceva appunto anche Luca, magari in ruoli troppo rigidi le proprie persone, no? Quindi oggi ci siamo accorti di quanto sia importante soprattutto selezionare le persone anche in base alle attitudini, quindi non solo la parte hard ma soprattutto anche la parte soft, tra cui appunto la flessibilità, quindi la capacità di rispondere a improvvisi cambiamenti organizzativi adattandosi in potenziali nuove attività, così come l'intraprendenza. Quindi la capacità di non solo adattarsi ma anche essere propositivi.
Quindi credo che sicuramente stanno cambiando moltissimo anche i parametri di selezione, che ci sia molta più ricerca anche di competenze trasversali. Quindi stanno cadendo un po', diciamo, anche i vari stereotipi che appunto hanno sempre un po' guidato il mondo del lavoro, che vedevano appunto diverse, sia a livello di seniority, anche per rispondere un po' alla domanda, che a livello di attitudini, di capacità. Secondo me si cercano persone estremamente più flessibili, adattabili e che abbiano soprattutto una parte soft molto vincente. Perché poi anche la capacità di reggere al cambiamento è una capacità anche, diciamo, personale ed empatica, come diceva anche Fabio prima. Poi il capitale umano di un'organizzazione è fatto anche della sua parte, diciamo, più emotiva ed empatica. Quindi sì, secondo me ci sarà sempre più attenzione soprattutto a questa parte soft. Poi sicuramente il tema della comunicazione è un altro tema importantissimo. Adesso tante aziende si sono trovate appunto a dover gestire le fasi di onboarding da remoto, per cui il famoso welcome, benvenuto in azienda, ovviamente in questo periodo è stato impossibile per moltissimi farlo, quindi sicuramente tante aziende hanno capito che la comunicazione non serve solo al dipartimento marketing, ma la comunicazione sarà sempre più un asset trasversale che toccherà tantissimo anche risorse umane, dal mio punto di vista, che sia la comunicazione interna, quindi tenere tutte le persone, nonostante siano fisicamente distanti, vicine, è fondamentale, così come la comunicazione verso l'esterno, cioè raccontare l'azienda in maniera più autentica, far vedere soprattutto l'aspetto più umano, è quello che servirà poi a tenere le persone vicine, a far performare le aziende anche a livello di business, soprattutto perché stando lontani bisogna generare fiducia, quindi sì, come diceva anche Clemente, mi sembra prima, non si lavora più per orari, ma tutto si sposta sugli obiettivi che una persona deve raggiungere, e questo presuppone una fortissima fiducia tra l'azienda e le sue persone, no? Per cui credo che per generare fiducia le aziende devono iniziare a parlare anche in modo più umano, e quindi vedo tantissime aziende spostarsi sul digitale, ma non solo, spostarsi anche sulla creazione di contenuti media che facciano trasparire in maniera autentica chi è l'azienda, ma soprattutto chi sono le persone che la guidano. Certo, ecco, questa, prima di andare su un altro aspetto, un giro ancora di tutti i miei ospiti, a ripartire da Clemente, non è una vera e propria domanda, però è interessante quello che ha detto Marianna, cioè visto che parliamo di nuovi modelli organizzativi, tutto sarà organizzato diversamente anche in quello che è il rapporto più umano, no? tra le persone che lavorano nella stessa azienda, dando anche un significato diverso alla parola responsabilità. Chiedo a tutti questo, insomma, se siete d'accordo, se volete aggiungere qualcosa, e poi passiamo al prossimo punto. Clemente, partiamo da te. Forse Clemente... Sì. Ah sì, ok, sono perfetto. Emersi degli spunti molto importanti. Sì. Mi è piaciuto anche il dumping sul concetto di ruolo, no? Cioè il tema di persona-attività. Io mi trovo spesso nel mio lavoro a dover incasellare questo famoso concetto di ruolo. Ovviamente il ruolo è il motore a scoppio dell'organizzazione. Noi oggi siamo già proiettati verso paradigmi completamente diversi, e riuscire a trovare delle risposte tra un'organizzazione aspirazionale, no, il dopo domani, che dovrebbe essere sempre il focus dell'HR, e trovare comunque compliance rispetto al tessuto giuslavoristico dell'oggi, è sicuramente una delle sfide principali dell'HR. E devo dire che Marianna ha parlato di comunicazione interna ed esterna. È chiaro che oggi anche questa divisione è molto sfumata. Io credo, cioè, la mia azienda fa molta più comunicazione interna su LinkedIn di quanto non ne abbia fatta, perché poi gli ambienti si sono spostati. Noi oggi stiamo parlando dalle nostre abitazioni o da qualcosa di simile, che è una situazione di questo tipo non era sicuramente la normalità rispetto a un po' di tempo. Adesso mi è tornata voglia di ufficio, devo dire, da un po' di tempo, e quindi riuscire a coniugare l'elemento di aspirazione, l'elemento di movimento, la tendenza rispetto ad un contesto normativo che necessariamente deve essere follower, quanto più fast ce lo diranno i nostri, sì, gli organi preposti, è sicuramente uno dei nostri paradigmi. D'accordo. Fabio, chiedo stessa cosa a te, se ti trovi d'accordo, se vuoi aggiungere qualcosa su questo aspetto, e poi la stessa cosa con Luca.
Sì, io penso che appunto ci sia questa componente aspirazionale che sia importante poi capire come gestire poi la fase di transizione che è necessaria, non sarà né facile né indolore. Già nel breve però possiamo dire che in questo periodo appunto, come diceva Marianna, come diceva Clemente, di fatto questa remotizzazione, questo anche spostare sul digitale paradossalmente ha portato l'individuo, la sua unicità a essere centrale all'interno dell'organizzazione, per cui i team, le organizzazioni che sono più performanti diventano quelle che riconoscono l'unicità poi della situazione personale della persona, che prescinde poi da quello che fa, ma anche da come si sente, da come sta vivendo questi tempi particolari, e quindi la managerialità diventa un'attività che non è solo focalizzata alla produzione, e già questo è un cambiamento epocale particolare, ma vuole arrivare attraverso alla produzione anche e più autenticamente, questo fa la differenza, attraverso la cura e l'interesse per quello che è appunto la centralità della persona. Un banale come stai, ma non semplicemente buttato lì perché lo devo dire come se fosse un intercalare, ma un come stai ascoltando poi la risposta, dando tempo per parlare in queste agende che stanno diventando veramente insopportabili. Anch'io vi devo lasciare poi alle 5 perché Sì. non se ne può più di questo incasellamento in cui non ci sono slot di respiro tra una call e l'altra, ma a trovare questo spazio di dialogo, questo riconoscere che c'è una sfera emotiva, che c'è una sfera individuale nella persona, è emerso con ancora più forza, paradossalmente, in un ambiente remoto, in un ambiente che ha dovuto fare del digitale il media di interazione privilegiato. Ok, certo, assolutamente. Allora, Luca, una battuta anche da parte tua su questo e poi facciamo il passaggio ulteriore che ci porta ad arrivare anche a delle conclusioni, a conclusioni mi auguro quanto più operative. Prego, Luca. Assolutamente, riprendo il tema che citavi nella domanda della responsabilità. Sono due le osservazioni che vorrei fare. Il primo è che dobbiamo stare molto attenti al concetto di responsabilità che associamo al lavoro distribuito, perché non è sempre necessariamente lo stesso concetto di responsabilità del lavoro professionale individuale, lo è a volte, ma non sempre. Quindi dobbiamo capire che stiamo parlando di concetti e declinazioni diverse. La responsabilità sta sempre dentro una dimensione di relazione. Quella professionale è una relazione di servizio dentro una logica di acquisto, quella organizzativa è una responsabilità all'interno di un insieme di relazioni caratterizzate da valori differenti che non dobbiamo dimenticare. Quindi non è solo il fatto che la persona si sente responsabile, ma deve sentirsi responsabile verso, con, in direzioni. Il secondo elemento che è legato a questo è che sul tema della responsabilità vorremmo progressivamente passare dal cosa, cioè di cosa sei responsabile, che rimane importante, al perché. Cioè il tema centrale è che in un assetto sempre più distribuito non mi basta sapere di cosa sono responsabile, ma devo capire per declinare bene questa responsabilità qual è la cornice, in questo caso di obiettivo, mentre la cornice di cui parlavo nel primo punto è di relazioni e quindi di organizzazione. Assolutamente. Allora, la parte conclusiva che poi ci darà modo di riflettere ancora su questioni importanti è la seguente, cioè chiaramente in questi ultimi mesi la funzione dell'HR, della parte proprio relativa alle risorse umane, ha svolto un ruolo, si parlava prima di ruoli, no? Un ruolo fondamentale, un ruolo primario. Vi chiedo intanto, io ve lo pongo come domanda perché ve la stavo mettendo come affermazione, però magari può essere che voi non siate d'accordo, cioè sedendo al board più decisionale, organizzativo decisionale, entrambi gli aspetti. Mi chiedo e chiedo a voi, passato il periodo di emergenza, quando probabilmente alcuni punti interrogativi saranno stati risolti, come, cioè che ruolo ricoprirà proprio all'interno dell'organizzazione stessa, se e come evolverà? Quindi, insomma, so che potrebbe essere una domanda da un miliardo di dollari, ma anche sulla base di quello che è successo in questi mesi, forse possiamo cominciare a tracciare un po' un bilancio. Riparto da Clemente, andiamo sempre in quest'ordine, così siamo ordinati, poi magari ci inseriamo altre questioni. Sicuramente l'elemento quest'anno è stato caratterizzato e caratterizzato da tantissime sfide. Nel caso mio particolare, ovviamente ricopro un ruolo in un'azienda che è in profonda trasformazione. È in profonda trasformazione in un settore ovviamente molto sollecitato dalla digitalizzazione, con una
sfida di dare un contributo nella costruzione delle infrastrutture digitali, e quindi devo dire che tutto il nostro agito come leadership team è proiettato verso le sfide dei prossimi anni. Devo dire che da questo punto di vista riteniamo che la pandemia abbia smosso le priorità anche nel nostro paese, e noi dobbiamo cogliere questo tipo di priorità. Mi piace ribadire come una delle, diciamo così, delle priorità per l'agenda del prossimo anno è sicuramente rafforzare l'efficacia dell'agito del middle management. Ne abbiamo parlato prima, mi trovo fermamente convinto che poi questo snodo rappresenti il metro della capacità delle aziende di rimanere competitive nei rispettivi mercati. Ok, ecco Marianna, arrivo da te, insomma, quale peso sostanzialmente avranno le strategie messe a punto dalle persone, no? Nei mesi futuri, quando ci auguriamo che l'emergenza non sarà più la parola chiave di partenza, quindi insomma, che ruolo avranno queste strategie all'interno del piano industriale delle aziende, quindi della view che le aziende avranno? Beh, allora, io romanticamente credo che dal caos poi nascano sempre delle cose meravigliose, no? Per cui sicuramente questo è stato un periodo durissimo per tanti, se non per tutti, però credo che ci abbia veramente dato la possibilità anche di accelerare alcuni processi e di vedere le cose da un punto di vista diverso, soprattutto riprendendo appunto anche il tema di prima, che secondo me è un tema realmente fondamentale, no? Quello di ritornare a riconsiderare le aziende come un ecosistema di persone. E non solo come un generatore di fatturato. Per cui credo che sicuramente, appunto, io poi parlerei anche dello specifico di quello di cui più mi intendo, perché noi con Just Knock ci occupiamo principalmente della ricerca di figure junior per le aziende. Credo che, ecco, sui junior, quello che sicuramente le aziende porteranno avanti sia un tema di apertura nei confronti di profili un pochino più trasversali. Faccio un esempio banale. Prima sicuramente la lettura del curriculum era impostata sulla coerenza del percorso fatto dal giovane candidato, così come le tempistiche anche che dovevano essere appunto rispettate e coerenti. Oggi sicuramente ci siamo resi conto che chi magari anche ha avuto dei percorsi più trasversali o più travagliati può appunto aver imparato anche da esperienze di vita personali ad affrontare alcune problematiche e sicuramente ad allenare alcune skill che magari uno nel curriculum non può mettere, ma che effettivamente la vita ha insegnato loro. Per cui credo che ci sarà molta più apertura nella selezione, che si andrà non più a giudicare i profili, ma a cercare di capire qual è il potenziale nascosto dietro, soprattutto per quanto riguarda i giovani, proprio perché le risorse non saranno più standardizzate. E credo che il digitale sarà protagonista ancora, ma io credo in un digitale come collettore delle risorse umane, facilitatore delle relazioni e non in sostituzione, ovviamente. Per cui sicuramente ci siamo resi conto di quanto il digitale in questo momento sia importante per mantenerci in contatto e non per sostituire i processi o unicamente velocizzarli. Per cui credo che insomma è un po' un'era delle risorse umane, questo Big Bang, per ritornare sì digitali, ma anche più umani. Va bene, dopo su questo magari adesso vado da Fabio che poi ci deve salutare. Poi magari quando saluto Fabio torno sul tema del digitale per una domanda un po' provocatoria. Allora Fabio, stessa cosa a te, quali peso avranno le strategie all'interno del piano industriale delle aziende, delle risorse umane ovviamente? Sì, le strategie avevano un peso finalmente, come dire, determinante, nel senso che mi sembrava che ci fosse una certa tema quasi inerziale in tante organizzazioni, per cui di fatto non si toccava quello che era un modello che comunque garantiva in qualche modo produttività ed efficienza nel breve termine, per non voler toccare, insomma, questo meccanismo e non voler pensare a quello che sarebbe stato, insomma, poi. E quindi adesso appunto è il momento di pensare, come dicevo prima, a questo spazio di transizione. Perché il cambiamento è la metafora del Big Bang, non è casuale, è proprio un'esplosione, un ribaltamento di tanti temi: il tema di cosa serve la leadership, il tema della gerarchia, ma il tema anche banalmente del ruolo dello spazio fisico dell'azienda. Per cui uno dei primi pensieri che dovremmo fare è quello di ripensare il nostro spazio, che era pensato per 100 persone, quando 100 persone non saranno più
contemporaneamente in presenza e non ci sarà nemmeno la necessità, insomma, che ci siano. Quindi magari l'azienda può diventare uno spazio aperto ad altre contaminazioni, può diventare una sorta di agorà aperta alle comunità, alle persone, a situazioni diverse. E quindi questo va ovviamente pensato, non si può stare nella modalità appunto emergenziale, ma nemmeno nella modalità rincorriamo il business, che è diciamo tipica, insomma, di tante organizzazioni, soprattutto di quelle che stanno cavalcando magari un successo, che sono nella fase startup, come è stata Flixbus. È il momento appunto di pensare, di avere chiaro appunto un obiettivo e di tracciare appunto una direzione, sapendo che bisognerà cambiare rotta tante volte, perché sarà un percorso appunto a tentativi ed errori, in cui errori ci saranno e saranno parecchi, ma saranno fonte di apprendimenti e saranno fonte di una nuova cultura aziendale in cui l'errore, non diciamo la cultura del fallimento, sbaglia per sbagliare, ma l'errore sì, inteso come capacità di sperimentare, di apprendere, di imparare direttamente appunto sul campo. E quindi questa sarà una delle prime attività che dovremmo appunto favorire, pensare e gestire dal punto di vista del cambiamento culturale. Ottimo, allora intanto Fabio io ti ringrazio e ti saluto perché so che devi appunto dedicarti a un'altra, ho capito bene, a un altro collegamento virtuale, giusto? Sì. Ecco, perfetto. Vabbè, le agende sono più fitte dei periodi, diciamo così, della normalità, anche se poi questo concetto, esatto, ecco, dico normalità è sempre molto relativo. Va bene Fabio, allora grazie intanto per essere stato con noi, ringraziamo Fabio Salvi, Head of HR di Flixbus, e ti è stato un piacere. Presto. Grazie anche per noi. Allora, grazie a tutti. Luca, ciao ragazzi. Perfetto, Luca, io continuo naturalmente ancora con i miei tre ospiti, ancora per qualche minuto. Luca, stessa domanda a te. Poi peraltro volevo leggervi una domanda che è arrivata, proprio una delle domande, però che ritengo magari utile nel contesto che stiamo analizzando, arrivata da un nostro telespettatore. Allora, prego Luca, anche a te stessa domanda degli altri ospiti. Allora, sono ahimè 30 anni che mi occupo di HR, sono 30 anni che uno dei temi dibattuti è quando ci si siederà davvero al tavolo che conta, quello della definizione delle strategie. In realtà le risposte le abbiamo avute più volte, cioè la strategicità della direzione delle risorse umane non è una patente che si ottiene una volta per sempre, ma dipende dalla capacità di gestire incertezze critiche, e i direttori di risorse umane con esperienza lo sanno, nei momenti nei quali è questa direzione quella da cui dipende il funzionamento complessivo dell'organizzazione, non ci sono dubbi sul fatto che sono allo stesso tavolo degli altri, anzi in certi momenti li guidano. Sto pensando, per andare nel passato, alle situazioni degli anni 60-70, ma da un punto di vista di quella che è la realtà più recente, tutte le volte che ci si ritrova a gestire situazioni di ristrutturazione o di mobilità. Questa volta c'è una differenza sostanziale, c'è la possibilità di far comprendere come sia un'incertezza critica per il futuro dei modelli di business il non risolvere il tema che si è aperto dell'assetto organizzativo interno, delle opportunità che questo assetto dà, ma soprattutto delle aspettative che l'esperienza terribile, ma comunque diversa, di quest'anno ha creato nelle persone. Come sempre, non si tratta solo di costruire uno storytelling che dice quanto è importante la direzione, ma di lavorare operativamente per evidenziare quanto le organizzazioni post-Covid non sono quelle che cercano il new normal o il normal precedente. Il new normal è un concetto consolatorio che però si scontra con gli elementi di dinamismo che non sono solo il cigno nero occasionale, ma che sono dei trend più generali che sono iniziati ormai da tempo. Certo. Allora, la domanda, prima vi faccio la mia domanda, tra virgolette, provocatoria, per avviarci a conclusione, poi vi leggo la domanda del telespettatore. Prima Marianna, così riparto da Marianna con questa, diceva insomma che il digitale, cioè, insomma, facciamo un passo indietro, quando si parla di tecnologia digitale, scusate, c'è sempre, vedete anche qua, fa paura anche a me evidentemente, si ha sempre la paura che
la nuova tecnologia possa sostituire le persone, no? Questo è un po' il timore, detto molto banalmente. Marianna, però, tu hai detto una cosa interessante, hai detto in realtà ci siamo accorti che in questo periodo il digitale ha messo in comunicazione le persone, ha creato connessione, non ha penalizzato le persone stesse. Però la mia domanda provocatoria è questa: quando però l'emergenza terminerà e ci accorgeremo, perché comunque un po' sarà così, è inutile che ci nascondiamo o che nascondiamo la testa sotto la sabbia, che ci accorgeremo che alcune cose possono essere fatte in modo più semplice, magari con l'utilizzo di meno persone, meno dipendenti, meno collaboratori, ma attraverso la tecnologia non sarà lì il problema, perché adesso è ovvio, no? La tecnologia ci sta aiutando, ma quando ritorneremo in un periodo non emergenziale, cosa accadrà? Allora, Marianna, riparto da te, poi vado da Clemente e da Luca. Allora, diciamo che io credo fortemente che la tecnologia, se andrà, cosa molto probabile, a sostituire qualche ruolo, sostituirà tutti i ruoli che sono, diciamo, lavori meccanici, che sono lavori automatici, dove effettivamente l'espressione di tutte le doti umane non è richiesta. Per cui, da un lato, secondo me la buona notizia è che ci sarà molto più spazio per far risplendere le doti dell'essere umano che contraddistinguono, appunto, ci contraddistinguono dalle macchine, per cui tutte le caratteristiche che le macchine fino ad oggi hanno dimostrato di non avere, come l'empatia, la creatività, la capacità di problem solving, l'intraprendenza, perché le macchine sono poi progettate da, ovviamente da noi esseri umani, poi imparano con il machine learning, ma l'impostazione di base gliela dà l'essere umano. Ecco, tutte le caratteristiche che invece gli esseri umani hanno in maniera molto spiccata e che le macchine non hanno, saranno quelle che creeranno poi nuovi mestieri. Quindi io vedo due strade: chi saprà appunto interagire bene con le macchine, con la tecnologia e col digitale, e chi invece farà lavori che richiedono appunto le capacità soft, e quindi tutte le doti dell'essere umano in primis all'interno del proprio ruolo. Quindi credo che, insomma, non bisogna assolutamente aver paura della tecnologia, anche se appunto qualche anno fa c'è stato anche un caso di Amazon, per rimanere nel campo risorse umane, che appunto aveva implementato un sistema di intelligenza artificiale che andava a leggere e a screenare in automatico i curriculum dei candidati, prendendo, diciamo, quello che era l'identikit del dipendente di Amazon medio. E poi a un certo punto Amazon si è accorta che venivano scartati tutti i CV al femminile. E quindi si sono chiesti perché, ed effettivamente il motivo è stato perché all'interno della macchina sono stati impostati i parametri dei dipendenti di Amazon, la maggior parte erano uomini, per cui la macchina ha detto in automatico: ah, beh, allora vuol dire che i migliori candidati sono quelli maschili. Quindi la tecnologia, lasciata un po' da sola, secondo me non funziona, fa un po' di danni, sarà sempre, insomma, integrata, certo, con l'essere umano. Certo, diciamo che la mano, no, ma io sono d'accordissimo, speriamo che questa sinergia che deve venire a crearsi tra i due aspetti, quello umano e quello ovviamente della macchina digitale, siano compresi dalla maggior parte, però insomma credo che sia così, poi sarete anche voi un po' a dirottare questo processo e procedimento. Clemente, cosa ne pensi tu? Io credo che la tecnologia da sempre spinga il lavoro a ripensare, a ripensarsi, spinga il lavoro verso un'evoluzione. Sicuramente noi sviluppiamo da sempre nuovi bisogni e il lavoro è spesso la risposta a domande che in passato non ci siamo mai posti. Quindi il lavoro è vero, è messo in discussione spesso dall'innovazione tecnologica, ma questo devo dire da decenni, però è pur vero che, come un'araba fenice, il lavoro poi riemerge dalle ceneri, riemerge con la capacità di trovare delle risposte, di ripensare il proprio ripensare i propri modelli di lavoro. Quindi di fatto non sarà sicuramente la capacità computazionale a mettere in discussione il lavoro così come non lo è mai stato. Sicuramente il phase in phase out delle tecnologie si accorcerà, questo ci porterà a dover ripensare il numero di lavori che faremo da qui alla pensione. Sicuramente questo è una realtà, così come è una realtà il fatto che l'apprendimento deve diventare un diritto e deve diventare una capacità
continua, non si, la differenza tra apprendimento, università o comunque tessuto accademico e poi il mondo del lavoro non possono più essere adiacenti, devono necessariamente permearsi e rimettere in discussione. Ecco, questo sicuramente noi dobbiamo imparare dalle tecnologie, dobbiamo imparare a ripensare paradigmi che noi ritenevamo aver acquisito. Certo, molto chiaro. Luca, insomma, diciamo che come noi dobbiamo insegnare alle macchine, adesso mi rifaccio quello che diceva poco fa Marianna e faccio una battuta, non essere sessisti, allora loro devono insegnare a noi, va bene, insomma, è un rapporto, deve essere assolutamente misurato e biunivoco. Luca, cosa ne pensi tu? Diciamo, quello che ricordava anche Marianna è uno dei temi che tendiamo a dimenticare perché siamo un po' affascinati da interpreti del potenziale, in particolare dell'intelligenza artificiale, che sono a volte o poco esperti o troppo esperti dei fenomeni comunicativi. La realtà è che ancora oggi non siamo nelle condizioni di violare uno dei principi di base della progettazione delle macchine, che le macchine non potranno mai essere più intelligenti in termini di scoperta, comprensione della realtà degli esseri umani, potranno essere più veloci, potranno essere più eque in alcuni casi e più oggettive, ovviamente a condizione che ciò che gli è stato dato come input non sia a sua volta distorto. Quindi qui il tema di fondo è forse ascoltare un po' meno rumore, perché ce n'è davvero troppo. Oh, sono tornati di moda, ad esempio, illustri colleghi sociologi che negli anni 80, quando ero un ragazzo, dicevano che il mondo non sarebbe più stato lo stesso semplicemente perché erano arrivati i computer. Siamo nel 2020, il mondo certamente non è stato più lo stesso, ma questa è una facile predizione, ma non lo è stato nella direzione che avevano anticipato. Nessuno sa esattamente dove andremo nel futuro. L'unica cosa che è certa è che le comunità umane sono molto brave a costruire nuovi significati del lavoro e del rapporto tra la vita contemplativa e la vita attiva, sostanzialmente. E quindi io sono molto ottimista su questo. Anche perché, Luca, insomma, è un po' come scoprire l'acqua calda, nel senso che è chiaro, quando c'è un cambiamento qualcosa con sé porta, però non sappiamo che cosa porta esattamente, no? È lì il, insomma, lì bisognerebbe avere la campana di giusto, è questo il problema, che sappiamo che qualcosa cambia, ma sappiamo che cosa e soprattutto in quale entità. Di sicuro, guardando anche al passato, succederà quello che è accaduto a un mio collega americano, che scrisse un paper sull'evoluzione della settore della birra e predisse una serie di cambiamenti che poi avvennero e quando gli abbiamo chiesto ma come hai fatto, boh, io ho tirato, poi è successa così e mi è andata bene, per sempre sarò quello che ha predetto. L'importante è che nessuno mi chieda adesso di prevedere per quello stesso settore cosa succederà tra altri 25 anni, perché la probabilità che certo. Mi ricapiti è molto bassa. Assolutamente, assolutamente. Allora, Alberto, io saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo e che scrivono, chi dice che effettivamente il rapporto tra le macchine e le persone sarà sempre diverso e quindi sarà sempre più stretto, ma insomma, seguivano un po' a ruota le riflessioni che facevate voi. Però c'è questa domanda che voglio leggervi, magari riparto da Marianna. Quali consulenti saranno in grado di guidare le imprese in questi cambiamenti organizzativi? Cioè, probabilmente si intende dire che tipo, no, di professionalità dovranno avere le persone che saranno maggiormente in grado di seguire questi cambiamenti. Beh, riprendo un pochino una domanda che ci avevi fatto all'inizio rispetto anche al cambio generazionale, no? Sì. Credo che i giovani, sorprendentemente, quindi tutta la fascia, diciamo, di futuri lavoratori oggi maneggino la tecnologia con una facilità estrema, ma non solo perché la conoscono, ma perché sono proprio abituati, ce l'hanno un po' nel DNA, no? Quindi credo che ancora di più di prima oggi la gestione del passaggio generazionale
relazionale e la coesione tra figure più senior in azienda, quindi più esperienziate da un punto di vista di gestione del business, di lavoro, di proprio bagaglio di esperienza, e i giovani che invece sono per natura inclini all'uso tecnologico, si chiamano infatti nativi digitali, sia ad oggi ancora più importante ed essenziale che quindi non ci sia più un'impostazione piramidale, ma che le organizzazioni siano impostate sempre in maniera sempre più trasversale. Quindi credo che al di là del tracciare l'identikit di un manager tipo, ovviamente persone affine alla tecnologia, qui si debba andare proprio a come dire, fare un lavoro sulle generazioni e capire quali bagagli culturali e tecnologici una generazione può trasmettere all'altra, e l'azienda in questo caso deve essere brava appunto a permettere anche ai giovani di esprimersi su quello effettivamente su cui sono più inclini e più portati, che è sicuramente il rapporto anche con la tecnologia. D'accordo, Clemente, stessa cosa a te, vediamo cosa rispondi, così andiamo a conclusione, anche poi con Luca naturalmente. Clemente. Io sono d'accordo con quello che, e riprendo un po' anche il tema di Marianna, credo che alla fine nella diversità noi dobbiamo riuscire a livello di azienda di far coesistere, convivere ancora meglio le diversità. Diversità non è necessariamente o solo una diversità di genere, è anche un tema intergenerazionale. Nelle nostre aziende oggi coesistono quattro generazioni, abbiamo veramente tutte le lettere dell'alfabeto in termini di generazioni. Riuscire a trovare dei paradigmi di alternanza generazionale è la risposta, e io vedo che le aziende che meglio riescono a far coesistere e convivere queste diversità poi sono le aziende che reagiscono meglio alle discontinuità di business, perché ripeto, noi oggi ci soffermiamo molto sulla pandemia. In realtà già molti dei nostri business, molti dei nostri mercati erano permeati e sono permeati da delle discontinuità prospettiche molto importanti, che mettono in discussione proprio il nostro modello di fare impresa, o comunque i nostri modelli organizzativi erano già fortemente sotto pressione rispetto a dinamiche del lavoro, anche con discipline giuslavoristiche probabilmente non adeguate alle flessibilità di cui le aziende hanno bisogno. Quindi necessariamente inclusione e coesistenza intergenerazionale credo sia la vera forma di creatività che le aziende devono incoraggiare e tutelare. Ok, assolutamente. Luca, in conclusione? Sì, è una domanda interessante. In realtà nel 2013, indimenticato e indimenticabile, Clayton Christensen parlava di consulting on the cusp of distraction, quindi l'idea che di fatto la consulenza, per come l'abbiamo conosciuta, sia destinata a morire. E già allora identificava alcuni dei driver importanti. Il primo driver importante è che la consulenza organizzata, che è sostanzialmente un body rental, si confronterà sempre di più con degli assetti di quasi mercati nei quali potremo andare a comprare direttamente le professionalità senza dover pagare un premium price che molte volte è elevatissimo. Parliamo di ricarichi che sono 4, 5, 6, se non 10 volte quello che è il costo della risorsa internamente. L'altro tema che è importante è che oggi le conoscenze sono diffuse, sono globali, ognuno può accedere. C'è una untapped resource, una specie di petrolio nascosto, che sono tutte le conoscenze che derivano dalla ricerca, dal test, che sono molto diverse da quelle che vengono propagandate come ricerche, in molti casi essendo semplicemente delle survey generali di opinione. Ecco, credo che nel futuro, in questo futuro, ci sarà spazio per una consulenza interna, ovvero fare leva su quelle competenze nuove che le persone hanno, per questi network professionali esterni dove andare a prendere quello che serve, e poi per persone che praticano il territorio della novelty, cioè che guardano la realtà vedendo, sì, oltre questa realtà. E ce ne sono veramente molto pochi anche nella consulenza attuale.
Allora, proprio l'ultimissima cosa, ma davvero per dare anche un messaggio di ottimismo, visto che voi vi occupate proprio di relazioni con le persone, Marianna, come tra virgolette convincere, appunto tra virgolette, chi ci segue di poter guardare al futuro con ottimismo, proprio facendo tesoro anche dei cambiamenti che ci sono piombati addosso? Beh, allora io nel senso sono sempre abbastanza anche una fautrice del parallelismo tra vita personale e vita professionale. Secondo me succede sempre un po' così. Quando nella vita ci capitano degli eventi inaspettati che ovviamente sul momento viviamo con estrema negatività, quando ci guardiamo indietro tutto prende un senso, no? I puntini si connettono. Quindi credo che anche con questa esperienza sarà così. Ci porteremo, ci leccheremo le ferite, perché questo senza dubbio, però ci porteremo avanti. Una fortissima innovazione, tante cose cambieranno in positivo e quindi credo fortemente che insomma, tutto questo non sia stato invano da tanti punti di vista e che sapremmo forse tra un pochino, se non subito, se non ci riusciamo subito, guardarci indietro e portarci a casa una lezione importante per lo sviluppo e il cambiamento delle risorse umane, la digitalizzazione, anche la possibilità di creare maggiore fiducia all'interno dei luoghi di lavoro, di permetterci di bilanciare in un certo senso vita privata e vita lavorativa, cosa che ovviamente adesso non stiamo facendo perché anzi si lavora più di prima perché è tutto super schedulato, ma credo che poi si ritornerà a un equilibrio dove la maggior parte delle aziende manterranno quasi il 50% di smart working e l'altro 50% in ufficio, perché come ha detto Clemente, anche a me manca tantissimo tornare in ufficio, che è un paradosso, ma è così. Quindi credo che si ritornerà ad un equilibrio nuovo, ad un equilibrio evoluto. D'accordo. Allora, Clemente, anche a te stessa cosa. Lanciamo un messaggio, dai, a chi ci segue, che ci ha seguito tutto il pomeriggio. Equilibrio evoluto, mi è piaciuto tantissimo, lo faccio mio. Effettivamente l'HR lavora sui paradossi e devo dire che l'ennesimo paradosso sarà proprio quello di tenere il meglio di questo great time, no? Di questa commistione tra... Una volta si diceva work-life balance, oggi non so neanche più se sia corretto, però so che sicuramente dobbiamo restituire un modello di lavoro, comunque dei contesti aziendali in cui le persone non debbano sistematicamente dover Ok. scegliere tra carriera e Magari, famiglia, dover certo. scegliere tra passione e dovere. Questo credo sia la folle ambizione che un HR deve comunque coltivare dentro di sé in tutte le politiche attive che ogni anno mette a terra. E sicuramente, aggiungo sempre, porsi l'obiettivo anche di misurare il livello di soddisfazione e il livello di maturità delle organizzazioni rispetto Certo. a quanto noi vogliamo, perché altrimenti non siamo perdiamo la connessione con la visione ed entriamo in situazioni oniriche che sicuramente non devono appartenere, non dico solo all'HR, ma neanche a un manager. Certo, assolutamente. Luca, insomma, un po' anche un cambio di mentalità e poi chiudiamo. Sì, assolutamente condivido. Credo che una delle priorità sia quella di costruire e declinare organizzazioni e società plurali in termini di valori. Anche nei modelli di gestione delle risorse umane abbiamo incorporato dei valori molto utili, molto importanti, che hanno dato dei benefici, perché abbiamo non cadere nella trappola di dire che tutto quello che si faceva fino a ieri era sbagliato, era brutto, non funzionava. Funziona, esistono persone che ancora rispondono a quei valori, ma dobbiamo imparare a declinare una pluralità di valori senza immaginare che ci sia un ordinamento tra essi che è assoluto.
le persone si attendono e si attenderanno sempre di più degli spazi di rispetto di quello che per loro è davvero importante. Che non vuol dire aziende buone o aziende cattive, ma aziende che comprendono che non sta a noi decidere quali sono in assoluto le priorità sulle scelte delle persone che ci circondano. Ottimo. Bello, mi piace questa chiusura, ci siamo arrivati anche grazie ai nostri telespettatori che hanno detto la loro, e quindi io vado a ringraziare Marianna Poletti, CEO di Just Knock. Grazie Marianna per essere stata con grazie noi. Grazie a voi davvero. Grazie a Clemente Perrone, Chief HR Organization and Communication Officer del gruppo Sirti. Eccoci qui tutti quanti, e Luca Solari, professore ordinario di organizzazione aziendale dell'Università degli Studi di Milano. Grazie davvero per il vostro aiuto, per la comprensione di questi aspetti legati proprio all'HR. E a presto.